The last tre sono i francesi, attenzione. Contemporaneità. E comincia malino, per non dire malissimo. Brutto il salto davvero tecnicamente in fase in salita, ascendente. Anche Saladino però, male, nullo. Nullo di non molto, non ho visto se fosse un salto lungo o meno per il campione olimpico o del mondo, chiamato in pedana, anzi eccolo chiamato in pedana, Giuseppe Gibilisco, a 5,50 alla seconda prova Kevin Runs. Giuseppe Gibilisco adesso prova la seconda e poi errori di Malte Moore, Germania, Derek Miles americano, Al-Haji Yang Svezia, quindi cominciare da 5,50 è abbastanza impegnativo. Alexander Straub, Germania, Steve Lewis, britannico. Pulito e anche alto, bello, pulito e alto. Giuseppe Gibilisco, secondo tentativo a 5,50, ha modificato. L'altra rincorsa era molto sotto, è venuto, quindi l'ha presa in fase ascendente, adesso ha fatto una bella rincorsa, mi sembra quadrato tecnicamente. E anche, salto. E anche alto. Non è proprio questo è il di questo salto il più bel Giuseppe Gibilisco della stagione. Sì, lui e riesce poi riesce a, provare... a scansarsi, essendo ancora abbastanza vicino in fase di ricaduta. Quindi si porta un po' più in là e guadagna una posizione Rutherford, il Gibilisco, il impegnato a lungo nella contestazione del suo salto, è ottavo, rischia qualcosa. Gli hanno chiesto alla Vigneault come mai saltasse così tanto, anche nel turno di qualificazione è entrato alla prima misura e ha fatto tutti i salti. Ha detto sono allenato, sono preparato e non voglio, in questa manifestazione non voglio correre nessun rischio. Vediamo Gibilisco, 5,65 primo tentativo per il siciliano, errore anche piuttosto netto ovviamente. Questa prima. Guarda un attimo, andiamo con lui, proviamo a volare, ci prova anche lui. Bravo. Eh sì, andiamo anche a verificare tutto per Benino con Giuseppe Gibilisco che a questo punto in classifica è quinto e sono anche altrettanti gli atleti capaci di aver fatto questa misura. È un Gibilisco di livello e pensare che la federazione fino all'ultimo ha avuto da discutere. Gibilisco pronto per il suo di salto, 74-86 per cominciare per Anita Vodarčik. 8,21 intanto ha saltato la Pierra, stampando esattamente lo stesso al centimetro la misura che aveva già fatto prossimo a Michelwatt, ma qui si concentra su il prossimo del salto con l'asta, Giuseppe Gibilisco. 5,75 l'ha saltato Masuric, dei non troppi rimasti in gara, diciamo sono 9 con Steven Hooker che non ha ancora cominciato la gara, proprio perché ha un numero limitatissimo di salti, o almeno crede l'australiano. Giuseppe Gibilisco, 5,75. Un coniglio dal cilindro, no, niente. Come in precedenza. Ora proprio l'assetto, l'abbiamo visto rabbioso, l'assetto di rincorsa che non gli ha permesso di caricare a dovere. Sono misure che non salta da tempo, quindi anche quello deve... E adesso Giuseppe Gibilisco che continua ad avere una grande occasione, il siciliano. Secondo salto a 5,75, non c'è due senza tre, lui che un po' scaramantico sicuramente lo è. Seconda prova a 5,50. Probabilmente potrebbe provare a saltare a 5,80. Intanto 5,50 al secondo tentativo, 5,65 al secondo tentativo. Eccolo qui Hooker. A 5,75 per Giuseppe Gibilisco è questo il secondo tentativo. Intanto Romain Menil che vuol vincere ha sbagliato la prima a 5,75 e ha deciso di passare oltre, ma lo ha fatto prima ancora che Renaud Lavieni, non so se si siano controllati o no, avesse comunicato, avesse sbagliato due volte. Mamma mia, buttato via questo dopo la rincorsa, questo tentativo. E sì che il 5,75 Giuseppe bisogna crederci perché si può fare. Giuseppe Gibilisco è alla quarta precisione mondiale. Giuseppe Gibilisco, 5,80, unico tentativo qui, colpo di prestigio. E non era così lontano. Cioè, ci voleva 5,75 alla prima prova, per ora è sesto Giuseppe, potrebbe cambiare la sua classifica in funzione dell'ingresso in gara di Hooker. Giuseppe comunque, giù il cappello anche per lui. Questo è un bel ritorno. Davvero. È un bel ritorno per l'atletica italiana. Davvero. Per il prossimo anno sarà sicuramente verso queste quote da 5,80 in su che potranno davvero dire decisamente di più e di meglio. Ecco qui il clan azzurro con Igor Patapovic, il casacco sulla sinistra.
Giuseppe Gibilisco, bentornato, l'avevamo già detto in qualificazione, ora bisogna ritrovare la dimestichezza con certe misure, ti manca anche un bel pezzo di allenamento. Sì, guarda, sono abbastanza contento, oggi è uscita fuori una bella gara, onore al merito, sono stati bravi ragazzi, l'australiano ha fatto una bella gara, i due francesi pure. Io ho provato a fare il mio, ho fatto il mio, potevo fare 75, forse 80, però sai, ancora non ho la dimestichezza con le misure alte. Però ti dico, le sensazioni sono buone, stentavo un po' a correre perché avevo paura per questo bicipite che da una quindicina di giorni mi dà fastidio, però dai, ha tenuto. E nulla, che dire, sono abbastanza contento e vediamo un attimino cosa succede. Le prossime gare, adesso voglio finire la stagione, questo cos'è? Questo è quello buono, 5,65. 65 è stato un bel salto, ho fatto un bel salto, e ci stava 75, forse pure 80, però sai, è tanto tempo che non salto su quelle misure, non è facile, però sono contento, sono tornato a confrontarmi con il mondo e questa è una cosa importante, un segnale importante per il movimento del salto con l'asta in Italia. Anche per Giuseppe Gibilisco. Soprattutto per Giuseppe Gibilisco. Se io oggi sono qua è perché io ho investito. Questo ho schiacciato un po' l'asta. Io ho investito su me stesso e oggi mi ritrovo qua a fare una finale e a confrontarmi con tutto il mondo, con i ragazzi di tutto il mondo. Sono contento e spero di tornare al più presto sulle misure che sono mie, misure sopra i 5,80. E che dire, vuoi fare qualche altra domanda oppure faccio un saluto finale? Io ti voglio fare gli auguri da parte nostra, dimmi Franco, vuole aggiungere qualcosa? No, sì? Giuseppe Gibilisco merita qualche altra domanda. Giuseppe, che domande? In realtà affermazioni, ci piace rivederti così e quindi auguri per tutto il resto e buona ripartenza. Personali. Buona ripartenza per questa. Sì, una rivincita personale con una chiamata Franco, noi lo sappiamo quanto ci tieni a ritornare a certi livelli. Guarda, io torno a certi livelli. Bello però, che stai così convinto. Ma è vero. Ma guarda, io sono un atleta che mi piace fare i fatti, non mi piace fare solo le chiacchiere. Io tornerò a certi livelli. Guarda, già in questo finale di stagione spero di poter toccare 5,80, forse qualcosina in più e poi l'anno prossimo vediamo un attimino di tornare il Giuseppe Gibilisco vincente, quello da podio. Nulla, se mi permettete io voglio salutare il mio capitano della scuola nautica del centro navale di Formia e il colonnello che mi hanno dato la possibilità di stare qui oggi. E nulla, dai, saluto tutti i ragazzi dell'ufficio dove faccio servizio e spero martedì quando torno poi magari festeggiamo questo ritorno di Giuseppe, dai. Grazie Giuseppe.